Consorzio Nazionale Italia Olivicola. Saluto e do il benvenuto e lo vedo collegato il Presidente, il Dottor Gennaro Sicolo. Presidente, buongiorno, ci sente? Buongiorno, vi sento, vi sento. Sì, è la prova per capire se anche noi Sì. sentiamo bene lei. Sembra di sì. Buongiorno, saluto anche il Vicepresidente, Dottor Raffaele Amore. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Vicepresidente, che accompagnato dal consigliere Dottor Benedetto Accogli. Buongiorno, buongiorno. Vi sentiamo bene. Innanzitutto benvenuti. Tema è un tema importante. Tutto il tema dell'agricoltura questa mattina è un tema importante. Questa mattina abbiamo avuto, devo dire, anche il piacere di ascoltare in maniera positiva la relazione del Ministro Patuanelli sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e devo dire che ci siamo e quindi sta andando avanti, che porta sicuramente un po' di speranza per questo momento difficile della nostra agricoltura. Un settore molto importante della nostra agricoltura, lo dico non perché ci siete qua voi quest'oggi, ma è sicuramente il settore olivicolo. Sappiamo quali sono i problemi del settore olivicolo, al di là della xylella che è andato ad aggravare i problemi già esistenti, però cogliamo l'occasione della vostra presenza per sentire direttamente da voi le problematiche di questo settore. Quindi io vi passo subito la parola. La commissione durerà circa una 45 minuti perché poi i lavori ci portano su altri temi. E quindi io passerei subito la parola a lei, Presidente. E poi veda lei come gestire. Io direi di gestire così una ventina di minuti per il vostro intervento, se sono sufficienti, e poi passerei la parola ai colleghi senatori per eventuali domande. Prego, Presidente. Grazie Presidente, la voglio salutare. Come Presidente della Commissione sei stato sempre sensibile ai problemi dell'agricoltura e vediamo gli atti che producete come Commissione. Saluto anche tutti i membri della Commissione Agricoltura, il tuo staff che ci dà la possibilità questo pomeriggio di portare le nostre riflessioni in merito al piano olivicolo. Io vi ho inviato già le nostre relazione, la mia relazione, spiegando quelli che noi siamo e rappresentiamo nel settore olivicolo. Quindi, però, vogliamo portare qualche riflessione su qualche punto importante, diciamo, del settore. I nuovi provvedimenti varati dal Ministero e dal Parlamento danno luce e ombre a questo settore, Presidente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, con interventi importanti per ammodernamento della fase industriale, con ben 100 milioni per rinnovare gli impianti di trasformazione, entro il 2026 e questo è un importante provvedimento. Un altro importante provvedimento è stato varato dal Governo. Un fondo di 30 milioni, provvedimento dal Fondo per lo sviluppo delle filiere, legge di bilancio 2021. Quindi diciamo che stiamo sulla strada giusta, che si sta mettendo attenzione a questo settore. Il piano strategico nazionale della PAC per il quinquennio 2023-2027, il PSN, gli effetti non sono ancora chiari, Presidente e membri della Commissione, il settore olivicolo. A prima vista però appaiono contrastanti, soprattutto per l'olivicoltura professionale. E io mi auguro, e speriamo tutti gli agricoltori, sui tre ecoschemi, di rifare un po', diciamo, quelli che sono i finanziamenti che le imprese perdono dall'aiuto diretto in base ai titoli. Voglio aprire un'altra questione importante perché si parla di sviluppo dell'agricoltura, del settore olivicolo, però dobbiamo mettere l'accento anche su alcune questioni che fanno parte dello sviluppo dell'olivicoltura. E mi riferisco al panel test, che è l'unico strumento di garanzia dei produttori che fanno qualità e dei consumatori di comprare un olio
di qualità, perché quando si dice extravergine vuol dire che nella bottiglia ci deve stare l'extravergine. A me mi fa tristezza quando qualche rappresentante di organizzazioni, invece di adeguare le aziende al miglioramento della qualità del prodotto, mettono in discussione questo strumento del panel test. Quindi, da parte nostra e da parte del mondo agricolo nazionale e dei consumatori a livello mondiale, noi ci teniamo a mantenere con forza il panel test. Anzi, Presidente e membri della Commissione, bisogna fare ricerca in modo appropriato, perché molte truffe non vengono a galla dal panel test, e mi riferisco agli oli deodorati e agli oli lavati, che purtroppo circolano sui mercati come oli miscelati extravergini. Questi oli, questa truffa non viene fuori dal panel test. Dal panel test vengono fuori l'amaro, il piccante, la muffa, il rancido. Dobbiamo investire la ricerca per rafforzare il panel test e fare dei controlli a scaffale. La legge 198 del 2021, parlo della legge sulle pratiche sleali, Presidente, dobbiamo coinvolgere anche nelle responsabilità la grande distribuzione. Perché la grande distribuzione non ne può uscire indenne quando ci sono dei controlli, perché sono loro che propongono ai consumatori un olio che non corrisponde alla vera etichetta. Quindi cercare di coinvolgere anche la parte della grande distribuzione, tutta la filiera deve avere la responsabilità, non solo gli imbottigliatori o i produttori. Noi sappiamo benissimo che ci sono forti pressioni da parte dei commercianti e una parte dell'industria di mettere in discussione il panel test. Noi invece siamo per rafforzare, migliorarlo e renderlo operativo. Già adesso è operativo, però ci sono manovre a livello europeo, a livello di COI, che è il Consiglio internazionale degli oli, la Spagna, la Tunisia, tutti i paesi arabi stanno cercando con l'industria e il commercio italiano di sminuire questo ruolo importante del panel test. Quindi noi mettiamo molta attenzione, vi chiediamo, voi che siete i rappresentanti del popolo italiano, di portare all'attenzione questo problema, che ne va di mezzo la salute dei consumatori e la crescita del settore olivicolo, perché se torniamo indietro a fare oli di non qualità, noi non saremo competitivi sui mercati. Questa è una questione importante. Sulle pratiche sleali, Presidente, non è possibile che la grande distribuzione può vendere sotto costo un prodotto che ha dei costi. Mi riferisco all'extravergine. La grande distribuzione fa promozione sotto costo con questo prodotto di origine, che ci crea grossi problemi. Noi abbiamo visto quest'anno la situazione è deteriorata, soprattutto sui mercati all'ingrosso, sia in Puglia che in Calabria. Noi abbiamo praticato all'ingrosso, Presidente e membri della Commissione, prezzi che praticavamo 15 anni fa. Com'è possibile? Perché c'è una forza leoniaca della grande distribuzione che ci affossa tutta l'economia del settore olivicolo. Quindi vi chiedo di costituire un tavolo per chiamare alla responsabilità tutta la filiera. Di qua nasce il lavoro nero, i caporalati. Come si può fare a vendere un chilo di olio
3,40, 3,50 all'ingrosso e stiamo fuori mercato. Quindi ci vuole una responsabilità di tutta la filiera per dare la possibilità alle imprese di investire, di costruire. Noi produciamo sì e no la metà del fabbisogno che ci serve per la nostra nazione. Qui è un settore, se lo riprendiamo tutti in mano, che ognuno deve fare la propria parte, possiamo fare veramente a livello di occupazione, a livello di reddito. Quindi vi chiediamo un'attenzione particolare su questo settore. La filiera olivicola è forte e sostenibile. Con i programmi dell'OCM Olio bisogna dare un ruolo importante alle OP e alle OP per cercare di aggregare il più possibile questo, diciamo, frammentazioni, piccola partecipazione che ci sta in questo settore. L'intervento del MIPAAF con la dotazione di 30 milioni per il progetto per la ristrutturazione degli vecchi impianti e per i piccoli e medi produttori con i de minimis va nella direzione giusta. Però questo progetto, Presidente, deve essere un progetto pilota. Bisogna avere il coraggio di intervenire in maniera con dotazioni più importanti per cercare di dare una svolta a questo settore. Tanto per fare un esempio, per un termine di paragone, si ricorda come da diversi anni è attiva in Italia la misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, beni attivi tramite l'OCM unico, con una dotazione annuale di 140 milioni. A fronte di un'estensione di superficie vietata in Italia pari a 600.000 ettari. Se noi calcoliamo la superficie viticola con la superficie olivicola è il doppio della superficie viticola. Quindi Italia Olivicola è convinta che con un intervento pluriennale analogo a quello previsto dalla viticoltura, il settore olivicolo nazionale imboccherebbe definitivamente la strada dell'evoluzione virtuosa dello sviluppo e recupero per il rispetto, diciamo, del miglioramento sia della qualità che della quantità. Fare dei programmi semplici, programmare un numero limitato di interventi. A tale proposito si può prendere come esempio il piano nazionale di sostegno per il settore del vino, che attualmente costa di appena 5 interventi, ognuno per una dotazione cospicua e continuativa nel tempo. Costituire un piano condiviso e partecipato con il ruolo chiaro e definito dal MIPAAF e altri ministeri, le regioni, province autonome e il partenariato economico. Realizzazione e coordinare l'impiego di diverse risorse finanziarie disponibili dall'UE, nazionale e regionale, al fine di attuare gli interventi programmati in orizzontale, temporale e medio-lungo tempo. Mobilitare fondi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dagli altri interventi strumenti agricole e industriali, per fare in modo che ogni intervento programmato sia a disposizione uno stanziamento in linea con le ambizioni. Mettere al centro le OP, le organizzazioni di prodotto, e le AOP come soggetti protagonisti della filiera, in grado di esercitare un effettivo train per superare le debolezze strutturali del settore. Adesso, Presidente, voglio fare una cosa, perché se dobbiamo guardare avanti, Presidente, dobbiamo, e membri della Commissione, guardare quello che è successo. Chiediamo una commissione d'inchiesta sul disastro ambientale, economico, sociale, paesaggistico avvenuto in Europa nel dopoguerra,
il disseccamento ad oggi di oltre 20 milioni di piante di olivi, questa commissione d'inchiesta deve verificare chi aveva il dovere di intervenire e non è intervenuto, perché non si può passare indenne da un disastro che è successo in Puglia. E se non affrontiamo questa situazione, non ci sarà nessun piano olivicolo che tenga, Presidente. Stiamo parlando della xylella, Presidente, giusto? Stiamo parlando della xylella. Questo è il più grande disastro in Europa, 20 milioni di piante, e non è finita, si continua ancora a non intervenire, Presidente. Questa è la verità. Quindi chiediamo una commissione d'inchiesta con forza, noi come Italia Olivicola, perché le responsabilità devono venire fuori. I nostri figli, i nostri nipoti devono sapere che è successo all'olivicoltura pugliese e italiana. In più chiediamo, Presidente, un commissario ad acta con poteri speciali per fermare, perché non si sta facendo niente. Dopo i proclami, i comunicati stampa, i comuni, le province, le ferrovie, gli enti pubblici non fanno né pulizia di canali né pulizia di terreni. Quindi ci vuole un intervento deciso, come stiamo facendo per la pandemia, Presidente. Se no qui la xylella ci brucerà tutta l'olivicoltura italiana, l'economia, il paesaggio, l'ambiente. Chiediamo un intervento deciso, una commissione d'inchiesta e il commissario con poteri speciali di far intervenire quello che dice la scienza e di favorire la ricerca vera, perché si stanno finanziando ricerche che non ci portano da nessuna parte. Quindi dobbiamo investire di più possibile nella ricerca per far venire fuori questo settore. La Puglia olivicola deve essere portata avanti questi problemi, Presidente. Noi daremo tutto il supporto possibile e immaginabile, però da parte vostra ci deve essere un intervento deciso su questa questione pandemica. Grazie. Grazie a lei, Presidente, dottor Gennaro Sicolo. Non so, vuole intervenire anche il dottor Amore o il dottor Accogli? O passiamo alle domande da parte dei colleghi senatori? Nel senso, avete finito il vostro intervento? Sì, abbiamo finito, Presidente. Sì, bene. Sicuramente è un intervento accalorato che ci fa capire quanto ci tiene al tema così importante, ma soprattutto a un territorio che, devo dire, era bellissimo, mi concede il termine era bellissimo, nel senso che, e speriamo lo sia ancora presto, anche se vedo nel futuro è un disastro più grosso dell'Europa. Esatto, 20 milioni di piante già seccate. Appunto, era bellissimo e speriamo però lo sia presto, quanto più possibile presto, nel senso che almeno questo governo ha cercato di metterci rimedio. Io mi ricordo già nel primo governo di questa legislatura è stato uno degli argomenti che più ha interessato questa commissione. Poi il resto, come dice lei, è storia. Bisognerebbe sì forse far chiarezza, perché forse non tutto quello che era stato deciso poi è stato attuato poi nei territori, ma è un po' così, è la storia di questo paese, dove spesso e volentieri si fanno tante leggi e poi rimangono ferme nei cassetti perché mancano i decreti attuativi. È un po' quello che è successo anche per la xylella, dove erano stati fatti anche dei provvedimenti, anche se difficilmente si era, con molta fatica si era raggiunto degli accordi che poi più di tanto non erano stati attuati. Quindi non posso che darle ragione, è sicuramente un settore su cui bisogna gettare fin da subito il cuore oltre l'ostacolo. Anche se già si sta lavorando, devo dire che il Ministero dell'Agricoltura, il Ministro Patuanelli, ce l'ha in evidenza questo problema. Chiaro poi andare sui territori e applicare quelle che sono le decisioni da parte del governo non è molto semplice, non è molto facile. Io mi ricordo che nei confronti degli alberi ornamentali o riconosciuti dal Ministero la tutela paesaggistica era quasi impossibile pensare di abbatterli.
e quindi proprio perché c'è un'avversione da parte spesso anche della popolazione locale. Quindi le difficoltà ci sono, però questo non deve diventare chiaramente un motivo per non andare ed agire subito, perché poi questo si trasforma anche in mancanza di produzione. Un paese come l'Italia, costretto a importare l'olio dagli altri paesi, non solo europei, penso alla Spagna, dove il problema della produzione olivicola l'ha risolto ormai da diversi anni, ma siamo costretti a ricorrere ad altri paesi, magari del Nord Africa, con tutti i problemi che giustamente lei ci ha sollevato. Il primo è anche il riconoscimento o meno del panel test, che sicuramente è all'attenzione e già è stato sollevato in questa commissione. Quindi io non posso al momento che darle ragione, dottor Siculo. Si è prenotato al momento per la domanda il senatore Taricco, al quale passo la parola. Poi non so se anche il senatore Bergesio vuole intervenire. Prego, senatore Taricco. Grazie Presidente. Ringrazio gli intervenuti per il quadro che ci hanno fornito, ma la mia più che una domanda è una considerazione per chiedere conferma se ho capito correttamente. Mi pare che dentro, come dire, trasversalmente all'intervento che abbiamo sentito in questo momento qua ci sia la voglia di rilanciare il settore come un settore produttivo dal punto di vista oleicolo e quindi di una riconversione fortemente orientata, diciamo così, all'ammodernamento del settore da tutti i punti di vista, degli impianti, delle tecnologie, della gestione agronomica e di quant'altro, e di avere gli strumenti per poterlo fare. Dal vostro punto di vista, le limitazioni che oggi ci sono in campo a tutela dell'olivicoltura come, diciamo così, fenomeno paesaggistico, sono una limitazione come dire, allo scenario di prospettiva che voi intravedete? La prima domanda. Seconda domanda, mi pare di cogliere la necessità, come dire, la dico come la leggo io, di misure molto più semplificate, molte di meno e molto più orientate, quasi che si intraveda dentro le vostre considerazioni, una grossa difficoltà da parte del settore ad orientare in proprio la proprio come dire, orizzonte strategico del settore. Ecco, vorrei capire se il tema è soltanto di semplificazione o di sburocratizzazione, oppure se c'è difficoltà all'interno del settore, del comparto produttivo, a coordinare e scegliere azioni che siano in grado, come dire, di perseguire questo tipo di obiettivi. Cioè, tanto per essere molto chiari, va molto bene dire al Ministero che nel piano devono esserci, come voi ci avete detto, meno misure molto più strategicamente orientate, così come vale per il settore del vino. Mi pare che però dentro il settore del vino, come dire, al di là delle misure che poi concordano col Ministero, ci sia un orientamento complessivamente condiviso, molto chiaro, su cui tutto il settore riesce a spendersi. Ecco, domanda, nel settore olivicolo voi intravedete le stesse condizioni e se no, che cosa bisogna fare per farle emergere? Grazie. Grazie senatore Taricco. Senatore Zuliani. Sì, grazie Presidente, grazie ai gentili intervenuti. Ecco, mi sono occupato per quel che riguarda la mia provincia di un confronto con gli operatori del settore olivicolo. Volevo anche le vostre impressioni sulla recente firma del decreto sul turismo olivicolo, firmato recentemente dal ministro Patuanelli e che attendiamo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chiedo se un'attenzione anche dal punto di vista di quella che è la filiera olivicola, dal punto di vista agrituristico, che non va in concorrenza con la ristorazione, se è una misura che vedete di buon auspicio da parte vostra. E per quel che riguarda stamattina le nostre audizioni come Commissione Agricoltura del Senato, anche della Camera col Ministro. Per quel che riguarda gli investimenti previsti col PNR, tanto atteso questo bando frantoi.
Non abbiamo alcuni elementi, anche se il ministro ha anticipato che la dotazione finanziaria sul bando Frantoi sarà di 100 milioni. Magari cercheremo insieme congiuntamente di chiedere un incremento, perché inizialmente si parlava dei 100-200 milioni. Se fosse di più sarebbe un'ottima cosa per il vostro settore. Anche sul bando forni chiedo le vostre impressioni e come potremo muoverci per venire incontro al vostro settore. Grazie. Grazie senatore Zuliani, provincia di Verona, dove ci sono parecchi ulivi. E, senatore Bergesio. Grazie Presidente, raccogliamo naturalmente il grido di dolore di Italia Olivicola perché il Consorzio nazionale, sia il Presidente che il Vicepresidente e il Consigliere, perché crediamo che sia giusto e corretto affrontare gli argomenti per temi specifici, perché poi quando affrontiamo tutto insieme il tema dell'agroalimentare diventa complicato e complesso fare delle distinzioni. Intanto per quanto riguarda la parte relativa agli impianti olivicoli moderni, io credo che sia una sollecitazione importante questa, soprattutto in tema di risorse. Noi adesso avremo a disposizione anche il prossimo provvedimento che è il Sostegni-Ter, su questo potremmo già pensare di stimolare il governo, data l'ampia maggioranza che è presente in questa commissione, su questo tema che è una richiesta specifica per gli impianti e soprattutto per darle risorse e ossigeno al settore. La meccanizzazione, mi pare che come è stato detto anche questa mattina, questo bando da 500 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà attuato in stretta collaborazione con le regioni, perché aspettava per quanto riguarda, diciamo, il passaggio in conferenza Stato-Regioni, perciò io credo che anche qui il tema sia molto importante che si sposti anche soprattutto a livello regionale, perché sui finanziamenti nello specifico sarà attuata una misura importante, 500 milioni di euro, possa essere poi di aiuto tra i piani di sviluppo rurale. Ecco, su questo tema io credo, voi avete parlato anche delle problematiche legate ai piani di sviluppo rurale. Voi avete delle specifiche, cioè avete degli esempi più virtuosi di regioni, a prescindere che poi non tutte le regioni hanno una tipologia di coltivazione così evoluta come può avere la Puglia, come può avere il Veneto, però dall'altra parte avete degli esempi virtuosi che potrebbe essere un modello anche a livello nazionale, su questo se avete qualcosa da dire, soprattutto sul fatto della razionalizzazione delle risorse, coordinare al meglio le diverse risorse finanziarie. Quello che voi dite che è mancata in questi anni è una governance, una cabina di regia adatta e che sia nello specifico con competenze su questo settore. Io credo che questo sia importante e anche qui se c'è qualcosa di particolare sul quale noi possiamo attivarci lo facciamo ben volentieri. E poi abbiamo ascoltato quello per quanto riguarda la commissione d'inchiesta. Noi sappiamo che il grido di dolore in questo caso è molto elevato, non solo in questo settore, ma anche in alcuni altri settori è già stata fatta delle proposte del genere. Se non sarà una commissione d'inchiesta, comunque che ci sia la capacità di analizzare bene quello che è successo in passato perché non si ripete in futuro. Grazie Presidente, grazie naturalmente agli auditi. Grazie senatore Bergesio, senatrice Naturale. Grazie Presidente, io ringrazio gli intervenuti, il Presidente Siculo, del quale condivido ogni parola perché davvero la problematica nel settore olivicolo è precisamente quale è stata rappresentata, l'importanza del panel test, condivido che la produzione deve essere diversificata appunto da quella che offre il mercato, poi a prezzi irrisori che inficiano giustamente tutto quello che è invece il mondo dell'oliva extravergine. E allora io mi chiedo pragmaticamente, visto che ho ascoltato lei, che mi sembra molto preciso in quelle che sono le necessità pratiche e concrete delle soluzioni al problema. Ringrazio anche per questa relazione che ci aiuta e ci ha aiutato sia a inquadrare il problema che a seguire meglio il suo intervento. Volevo chiedere se sia fondamentale anche riuscire a dare delle etichettature con la certificazione di origine, magari ridurre la burocrazia che conduce all'ottenimento delle certificazioni di qualità, quindi di origine, di produzione, e che questo può fare quel
quella differenza che rende autonomamente un prodotto più di qualità, perché io noto quando escono le tabelle dei prezzi che spuntano il prezzo più alto proprio gli oli con queste certificazioni, quindi è tutto un lavoro di marketing, è tutto un lavoro che deve essere fatto anche in sinergia, proprio voi consorzi avete una grande responsabilità nel dar fiducia ai produttori che possano insieme quindi riuscire a fare quella quantità e quella qualità che può affrontare un mercato anche estero, comunque un mercato che tuteli, quindi quella che è davvero la qualità, quindi riuscire a determinare una certificazione che appunto faccia la differenza, perché penso che sia impossibile evitare che la grande distribuzione ci piazzi sugli scaffali questi oli extravergine a un prezzo così irriconoscente, dico io, verso la produzione, verso il grande lavoro che c'è nell'olivicoltura. E anche i consumatori in questo modo verrebbero formati su quella che è la differenza, quindi di prodotto, e anche questo è importante. Quindi io ritengo che l'etichettatura, le certificazioni, il fare massa e quindi avere una quantità unita alla qualità più alta possibile, possa essere in qualche modo di grande aiuto per la gran parte dei produttori olivicoli. Io sono pugliese, vengo dal Tavoliere, quindi sono fortemente preoccupata dell'avanzata della xylella. Ho seguito il blocco di tutti gli interventi che si è tentato di fare, ancor più anche qui in commissione, come diceva il Presidente, noi siamo rimasti bloccati per più di un anno, anche per dei colleghi che facevano ostruzione su quelli che erano gli interventi di prevenzione e di blocco, insomma, dell'avanzata della xylella, perché appunto le teorie sono tante e poi alla fine si è perso un sacco di tempo, insomma. Quindi concordo che è necessario essere decisi e c'è necessità proprio di un imperativo in quelle che sono le azioni da mettere in campo. Ed è un settore che fa grande il Made in Italy, quindi l'attenzione da parte della nostra commissione è sempre stata molto alta, però appunto questa è la domanda in definitiva, se pensate che possa essere fattibile riuscire a fare queste benedette cooperative, consorzi che tanto invece stentano a prendere piede almeno al sud. Grazie. Grazie a lei, senatrice Naturale. Senatore La Pietra. Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo solo per una domanda, perché io vengo dalla Toscana dove la tradizione sicuramente della produzione dell'olio è importante e volevo fare una domanda al Presidente. Io sono d'accordo sul fatto che occorre un piano per quanto riguarda la modernizzazione degli impianti. Ecco, se avete un'idea però o dei suggerimenti da darci sicuramente per quello che riguarda la possibilità di decambiamento degli impianti in un territorio, per esempio come la Toscana, particolare anche per la sua configurazione morfologica, quindi molte colline, i nostri uliveti sono tutte in pendenza con muretti a secco, ma soprattutto per via della parcellizzazione, cioè per la frammentazione dei vari possedimenti. Quindi se avete un'idea, un suggerimento appunto da poterci dare per cercare di aiutare il cambio degli impianti. Concordo con lei che sicuramente il problema della xylella è stato affrontato in maniera sbagliata, perché se siamo arrivati a questo stadio delle cose è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Non so se la commissione d'inchiesta potrà essere sufficiente, ma sicuramente un commissario che possa intervenire forse potrebbe dare una spinta. Chiaramente noi abbiamo lavorato in commissione per cercare di dare il nostro contributo, però come poi lei sa meglio di me, le competenze sono anche di carattere regionale e sicuramente la Regione Puglia da questo punto di vista non ha brillato. Grazie. Grazie senatore La Pietra. Presidente Sicolo, le domande mi sembra siano state chiare. Lei in 5 minuti riusciamo a dare una risposta? Sì, io cercherò a breve di dare qualche risposta. Io parto dalla xylella. Posso dire che non si è fatto niente e si continua a non intervenire in maniera decisa
per contenere questo batterio. Quindi chiediamo con insistenza un commissario con poteri speciali che deve adottare tutte quelle misure agli enti pubblici e alle aziende agricole di fare le buone pratiche agricole. Punto. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda gli investimenti sui nuovi impianti, noi stiamo dando indicazione ai nostri soci di intervenire con non super intensivi, ma con impianti intensivi, con varietà italiane, per dare la possibilità di non sfruttare il suolo, di essere compatibile con l'ambiente, con il territorio, che quelli che sono le politiche che vengono avanti a livello europeo e anche nazionale. Per quanto riguarda la senatrice che diceva sulla certificazione di qualità, senatori, la grande distribuzione non fa, ti metti, stanno le DOP, le IGP, ma quando una signora vede l'extravergine a 2,50 euro, senatori, va a comprare quella a 2,50 euro, però in quella bottiglia di 2,50 euro extravergine non ci sta l'extravergine, perché ci sono centinaia di modi di truffare la povera gente, e a danno della povera gente, dei consumatori e dei produttori. Ci vogliono controlli e ricerche per far venire fuori, perché sui mercati, senatori, arriva olio lavato e deodorato, cioè oli cattivi che vengono lavati e vengono miscelati con un po' di olio nostro che diventa extravergine, ma quello non è extravergine, è una cosa che unge. Quindi bisogna fare un salto veramente di qualità, di responsabilità nei confronti, diciamo, del mercato. Bisogna bonificare il mercato e tutta la filiera. Senatori, non si può finanziare le marche italiane che commercializzano i prodotti esteri con i nuovi programmi, con i PNR. Stiamo attenti, bisogna finanziare le aziende che portano sui mercati prodotti italiani, le aziende italiane che portano sui mercati prodotti esteri. Non bisogna finanziarli, perché questi non fanno crescere l'economia, il lavoro, la produzione, il benessere alle nostre città, e quindi lavorare in questa direzione. Per quanto riguarda la burocrazia, è certo che la burocrazia blocca un po' gli investimenti, soprattutto nelle zone della xylella, perché c'è la sovrintendenza che magari un albero era secolare, però è secco. Quindi bisogna sburocratizzare quell'albero secco. Ormai, se uno vuol fare i nuovi impianti, deve poter togliere quell'albero, se no, altrimenti, senatori, lo sai qual è? Che partono gli incendi. Allora, se non hanno le autorizzazioni, partono gli incendi volontari. Questo lo dobbiamo avere il coraggio di dirlo, le cose come stanno. Quindi sburocratizzare, e questo lo può fare solo un commissario con poteri decisi. Qui si tratta di rifare l'economia dell'intero territorio, quindi stiamo con allerta su questo. Penso di aver risposto. E sì, Presidente, e ringrazio della grazie, io la, che ci avete portato. La ringrazio anche per la relazione, non l'ho fatto prima, ma rimedio subito per la relazione che ci ha inviato, che è sicuramente interessante. Speriamo di riuscire a essere utili alla causa del settore, e sicuramente ci metteremo tutto il nostro impegno. Ringrazio lei, Presidente, Dottor Gennaro Sicolo, che è accompagnato dal Dottor Amore e Dottor Accogli. Noi siamo costretti a chiudere, però sicuramente molto positivo, terremo in considerazione i ragionamenti che sono stati fatti quest'oggi. Grazie e buon lavoro. Ringrazio a tutti i presenti. Con la massima attenzione, Presidente. Grazie a lei. A presto.